dove vi proporremo un interessantissimo confronto tra i pesi super welter, Giovanni De Marco alla mia sinistra e il francese Jean-Pierre Iniyama. È un match di notevole interesse proprio per le qualità agonistiche e spettacolari dei due pugili. Il match sarà sulla distanza delle 8 riprese, non avremo titolo in palio, è un match di collaudo soprattutto per il nostro De Marco, che è campione internazionale WBC della categoria dei super welter e che probabilmente entro un paio di mesi affronterà per la corona europea della categoria lo slavo Sekovic. Aspetta. Andiamo quindi a presentarvi questo incontro. Vai. Che sarà sulla distanza, ripeto, delle 8 riprese. I due pugili sono già sul ring. Allora, il record di De Marco, sì. De Marco ha 30 incontri vinti, due sconfitte con Calambai. Apri, Roberto. E poi un risultato di parità. Apri, voglia cane. Il suo avversario, Jean-Pierre Iniyama. Adesso, vabbè. Iniyama ha un record di 14 incontri, 9 vittorie, 3 sconfitte e 2 pari. Due parole su Pietralunga, la località dalla quale vi parliamo, è un centro a poco meno di 60 km da Perugia, siamo in una zona collinare, vedete, è un centro di turismo residenziale soprattutto estivo per via del clima molto temperato. Tra l'altro è un centro antichissimo, ha un borgo medievale di notevole valore, ci sono vestigia romani che ancora ben conservate. E qui a Pietralunga c'è un centro sportivo, quello di Candeletto, dal quale appunto vi parliamo, un centro sportivo dotato dei migliori servizi, compreso tennis, piscina e altre attrezzature. È da qui allora che vi proponiamo questo match, può cominciare l'incontro, vediamo l'arbitro Ruggeri di Terni che chiama centro ring i due pugili, i giudici sono Mechini, Orlando e Montagnini. Iniyama, vi ricordo, ha 27 anni, 28 ne ha Giovanni De Marco, De Marco è di Alvignano di Caserta. Sono due picchiatori, Iniyama è un pugile dotato di notevole potenza. De Marco è un rullo compressore, l'abbiamo detto più volte, è un ragazzo che va avanti, ama la battaglia, gli scambi continuati nei quali fa emergere la sua potenza, la sua grande combattività. È De Marco che sembra voler prendere il centro del ring. Iniyama è un ragazzo dotato di grande coraggio oltre che di grande pugno. Tra le sue sconfitte, due sono con uomini di livello internazionale. Ha perso con Dell'Aquila, di strettissima misura, ma è stato l'unico pugile Iniyama a mandare al tappeto Dell'Aquila, e Dell'Aquila alla terza ripresa rischiò proprio la sconfitta prima del limite. Poi Dell'Aquila seppe riprendersi bene e vincere, anche se di misura, l'incontro. L'altra sconfitta subita in Italia da Iniyama contro l'argentino Castro, numero 2 nelle classifiche mondiali. Vediamo sempre De Marco che cerca di inquadrare la distanza. Due destri in montante da parte di De Marco al volto, non affondati comunque questi due colpi. Cerca di accorciare la distanza De Marco, soprattutto De Marco cerca di bloccare l'avversario. Avete visto che Iniyama è venuto fuori con un largo gancio sinistro fuori misura, che aveva peraltro caricato moltissimo con la spalla. Iniyama è zairese, risiede in Francia dall'84.
ha partecipato anche alle Olimpiadi di Los Angeles in Yamaha. Sempre De Marco che cerca di guadagnare la distanza, è andata a segno con un destro De Marco che in Yamaha ha parzialmente evitato, arretrando. È finita la prima ripresa, ripresa praticamente interlocutoria, nel senso che non ci sono stati momenti particolarmente significativi. In Yamaha, che abbiamo sempre visto iniziare a sprombattuto le sue riprese, stavolta ha preferito una tattica prudenziale. C'è da dire che il vero limite di Iniyama è quasi sempre la sua preparazione, è un operaio, non sempre si prepara a dovere e quindi molto spesso alla distanza ha dei problemi, e forse per questo stasera ha cominciato a ritmo tranquillo questo incontro. Vi ricordo che la rubrica Pugilato Venerdì vi è proposta dal binomio organizzativo che risponde ai nomi di Roberto Sabatini e di Elio Coten. Siamo ora alla seconda ripresa. Stiamo trasmettendo in diretta da Pietralunga, Perugia, incontro sulla distanza delle 8 riprese tra i super welter Giovanni De Marco, Italia, e campione internazionale WBC, e Jean-Pierre Iniyama. Di De Marco ha tentato poi di doppiare col destro, ma era fuori misura il secondo colpo, ma il sinistro era andato a segno. Poi Iniyama col destro sinistro, ma sulla guardia di De Marco. Dritto di De Marco, poi si è sottratto alla successiva azione Iniyama.